La serie SOCOM ha debuttato nel 2002 su PlayStation 2. Ora in arrivo un nuovo capitolo, SOCOM Forze Speciali, per PlayStation 3, che noi abbiamo provato in anteprima. La serie resta un'esclusiva PlayStation e ancora una volta al timone c'è Zipper Interactive. Stiamo parlando di uno sparatutto tattico con un visuale in terza persona. In questo capitolo Zipper è intervenuta su diversi aspetti per rendere più realistica ed avvincente l'esperienza di gioco. La trama: nei panni del comandante Gray dovremo svolgere una serie di missioni nella zona dello stretto di Malacca, affrontando un gruppo rivoluzionario chiamato Naga. La storia si articola in 14 missioni lungo un arco di 6 giorni e le missioni saranno di due tipi. Nel primo tipo, oltre al nostro personaggio, dovremo comandare altri 4 membri suddivisi in due team. Un team specializzato negli scontri ravvicinati e uno nel cecchinaggio e negli attacchi a distanza. Usando la croce direzionale potremo spostare i team e ordinar loro di raggrupparsi o fare fuoco. Gestire sapientemente le squadre e soprattutto posizionarle sarà fondamentale per potersi imporre nelle situazioni più concitate. Situazioni che non mancheranno, anzi capiterà spesso di essere in inferiorità numerica, quindi una buona strategia sarà fondamentale per riuscire a cavarsela. Veniamo al secondo tipo di missioni, che privilegiano invece l'aspetto furtivo. Nei panni del soldato 45 dovremo effettuare delle infiltrazioni in solitaria, uccidendo i nemici silenziosamente sia in corpo a corpo che a distanza con un cecchino silenziato. Imperativo sarà non farsi scoprire, pena il fallimento della missione. A questo proposito potremo contare su un indicatore di furtività. Prima di ogni missione potremo scegliere due armi da portare con noi. E con l'uso ciascuna arma si potenzierà salendo di livello. L'alternanza tra missioni di gruppo, ricche di scontri a fuoco, e missioni furtive garantisce una certa varietà a questo SOCOM Forze Speciali. Parliamo di modalità di gioco, che sono sostanzialmente due. In modalità campagna, come dicevamo prima, dovremo affrontare le 14 missioni, che indicativamente richiederanno sulle 7 ore di gioco per essere completate a livello normale. E poi c'è il multiplayer, che sulla carta rappresenta il vero punto di forza della serie, con modalità cooperativa e competitive, ma che noi non abbiamo potuto provare perché i server ufficiali non sono ancora attivi. Sono 4 i livelli di difficoltà che, insieme alle missioni personalizzate, garantiscono però una certa rigiocabilità a questo titolo anche in single player. Quello Elite potrà essere sbloccato solo dopo aver completato la campagna in singolo. Una menzione a Raffaele per l'intelligenza artificiale, impegnativa anche ai livelli di difficoltà medie, in grado di agire in modo coordinato e soprattutto reagire alle nostre mosse. E però lo stesso non si può dire dei nostri compagni, che a volte sono un po' kamikaze. Rispetto al precedente SOCO, ma la grafica è stata migliorata tantissimo. Non c'è pop-up, non c'è tearing. Il dettaglio poligonale è molto, molto alto. L'illuminazione è ben implementata e le texture sono di buona qualità. L'immagine nel complesso è pulitissima e il gioco regala delle visuali entusiasmanti fin dal primissimo livello, quando si è all'interno di questa metropoli devastata dagli scontri. È stato fatto un lavoro eccellente anche sull'engine fisico, che utilizza la tecnologia Havoc. Le coperture si distruggono, obbligandoci a cercare nuovi ripari, ma allo stesso tempo permettendoci di stanare anche i nemici. Bellissimi gli scontri urbani in mezzo alle bancarelle dei mercatini con gli oggetti che saltano da tutte le parti. E in mezzo a queste esplosioni, proiettili, le ambientazioni porteranno i segni stessi degli scontri: vetri infranti, vetture distrutte, strutture danneggiate. L'impatto è molto molto realistico. E il motore grafico, nonostante il dettaglio, non cede mai, mantenendosi perfettamente fluido. E questo è l'altro aspetto notevole di questo titolo. Tra i punti di forza segnaliamo anche l'ottimo doppiaggio in italiano e i controlli ben implementati. Il gioco è anche giocabile con PlayStation Move e con il fucile Sharp Shooter, che nasce proprio da una collaborazione tra Zipper Interactive e Guerrilla Games. Quindi aspettatevi lo stesso livello di giocabilità e precisione con questa periferica che avete già sperimentato con Killzone 3. Più avanti torneremo anche sul multiplayer di SOCOM, ma sappiate che il gioco già oggi, grazie al single player, parte da una base eccellente, quindi il multiplayer potrà solo migliorare l'esperienza di gioco e di giudizio su un titolo che a nostro avviso rientra di diritto tra i must have se si ama il genere shooter. Un gioco tra l'altro che riconferma la straordinaria parentesi di PlayStation, che può contare su tantissimi titoli esclusivi di grandissima qualità.